Ciao a tutti amici di Nipop, sono Tania e oggi vi parlerò degli hikikomori. Il termine hikikomori deriva dal verbo hiku, che tra le sue accezioni ha quella di tirarsi indietro, e dal verbo komoru, che significa sostanzialmente scomparire. Questo termine fu coniato per la prima volta dallo psichiatra giapponese Saito Tamaki come traduzione del termine inglese social withdrawal, a indicare appunto un fenomeno sempre più frequente in Giappone, il ritiro sociale. Oggi la mia pazienza ha raggiunto il limite. Se continuo ad ascoltare questa canzone che neanche mi piace, divento matto. Vado a dirgliene quattro. Già, cosa sarà mai? È un gioco da ragazzi. Devo solo aprire la porta e fare qualche passo fino alla stanza accanto. Poi busso, apro la porta e... Stupido di un otaku, hai ratto! Ecco, basterà gridargli questo. Nient'altro. Si tratterà solo di questo. Non sarà un po' matto. Ho sentito una voce. La prossima sorta fa quasi senso. Sembra proprio stupido. Se non si fa vedere ci fa un giro di schifo. Fai schifo. L'estate del primo anno di università. Faceva un caldo insopportabile. Io stavo andando a lezione. Sono corso verso casa mia. E da allora non ho più messo il piede fuori. È curioso notare come il termine hikikomori inizialmente non si riferisse ai soggetti in reclusione quanto al fenomeno in sé, ma nel corso del tempo si è trasformato in una categoria identitaria in cui riconoscersi da parte degli stessi soggetti. L'attenzione dei mass media purtroppo ha creato confusione con la concezione di otaku, hikikomori e nerd, dando all'opinione pubblica un'immagine distorta o comunque dando degli hikikomori un'idea di persone pericolose e problematiche, al punto che il governo giapponese è stato costretto a stabilire che cosa indicasse il termine hikikomori. E il governo ha decretato che essere hikikomori non è indice di malattia o ritardo mentale, ma semplicemente una categoria, un'etichetta più che altro, che stabilisce un ritiro sociale acuto. Acuto nel senso che deve durare almeno o più di 6 mesi. Un altro preconcetto comune è l'immagine degli hikikomori attaccati al computer. In realtà il professor Saito afferma che soltanto il 10% dei soggetti trascorrerebbero il loro tempo con strumenti tecnologici. In realtà gran parte degli hikikomori passerebbe la maggior parte del loro tempo chiusi nelle loro stanze al buio, cercando di dare un senso ai loro pensieri ingarbugliati. Ovviamente non mancano opinioni discordanti. Sembra infatti che molti giovani giapponesi abbiano scelto consapevolmente l'isolamento sociale, forse come pretesto o come ribellione contro la società. Ed è da qui che si sarebbe costituita l'immagine stereotipata delle hikikomori attaccato alla rete o comunque attaccato al computer. Sarebbero in realtà questi nuovi hikikomori, o per meglio dire questa emulazione degli hikikomori, ad aver scelto la rete come mezzo di espressione, come mezzo di comunicazione contrario alla realtà sociale. E così facendo altro non hanno fatto che gettare nell'ombra i veri hikikomori. Ma cosa spinge un figlio o una figlia perfetti, studenti modello, a chiudersi nella propria stanza, lasciandosi il mondo alle spalle?
Se volete saperne di più, seguiteci nel prossimo video. Ciao!